Intanti alleno Museo di Tollo per ricordare la figura di Antonio Nolli, a raccontare il profilo del barone di Tollo, che è stato anche presidente dell'Abruzzo Citeriore, patriota della Repubblica Partenopea, ministro del Regno, il sindaco Angelo Radica, Bruno Evangelista, ideatore dell'evento, e Roberto Tommassetti, autore del libro Antonio Nolli, barone di Tollo. In particolare, dice il sindaco Radica, vorremmo far conoscere Antonio Nolli soprattutto ai più giovani. E quindi continueremo anche con delle azioni e delle attività fatte in collaborazione con le scuole successivamente. E a coronamento di questo percorso intitoleremo uno spazio aperto, uno spazio pubblico ad Antonio Nolli che merita tutta questa considerazione da parte dei cittadini tollesi. La figura di Nolli è stata analizzata su più fronti, tanti gli aspetti emersi sull'uomo di Stato che ha fatto la storia di Tollo, dell'Abruzzo e dell'Italia. Bruno Evangelista, ideatore dell'evento. La suggestione è importante anche nella narrazione e quindi siamo nella sua casa. E allora qui immaginate Antonio Nolli che riceveva dignitari, uomini di Stato, politici. Ma dite di dove? Di Tollo? No, dell'Italia. Cerchiamo di capirci, noi abbiamo dimenticato un personaggio che è un monumento. Roberto Tommassetti ha ricostruito la vita, soprattutto pubblica, di Antonio Nolli in un libro. Ho cercato di ricostruire la figura di questo grosso personaggio, considerandone soprattutto le cariche pubbliche da lui ricoperte durante l'epopea napoleonica. Naturalmente, voler ricostruire tutta la vita del personaggio è un'impresa difficilissima, se non addirittura impossibile. Mi sono cimentato nel focalizzare soprattutto gli aspetti relativi alle cariche pubbliche da lui ricoperte durante il decennio.